successo ampiamente meritato del Chieti, che semmai ha parecchio da recriminare sull'esito striminzito. Un 2-1 che non dice nemmeno una mezza verità. Eppure, paradosso da football, allo scadere La Fuenti che evita il 2-2 su sventola di Vitali. Braglia rinuncia a un centrocampista rispetto alle ultime gare, dentro Sgambati che sarà il migliore, con De Simone, fuori Coppola. Mossa secca e giusta, il Chieti mette a tacere subito i 500 ultra tarantini che con coraggio hanno percorso tanti inutili chilometri per poi mandare tutti a lavorare e ritirare a mezza gara gli striscioni. Chieti superiore sin dall'avvio, nel caldo di luglio inoltrato, praticamente afa, i neroverdi hanno corso meravigliando ancora una volta. Al terzo già gol, danna dal limite, ribatte a rete tra Siroti e Vitali, la deviazione è fatale a Di Bitonto, 1-0. Si attende la reazione rossoblu e invece c'è solo il Chieti. Tra 14esimo e 16esimo un paio di affondo di Sgambati e Tacchi. Nicodemo al 22esimo lavora per Sgambati che fa la barba al palo e al 32esimo, sempre sulla sinistra, è ancora Sgambati protagonista. 35esimo di nuovo la piccola ala su taglio di Porro. Ecco finalmente il Taranto, il 42esimo, pensate, l'iniziativa è di Triuzzi, l'incornata a fil di palo di Riganò. Ripresa, out Guarino, si rivede Pignotti che non tradisce mai, al quinto è imbeccato da una punizione del bravissimo De Simone, preciso tocco di testa e 2-0 che ci sta tutto. All'ottavo il difensore ritenta da calcio piazzato, due tempi per Di Bitonto sull'insidia Porro. Poi il Chieti controlla ma flette per un attimo solo la concentrazione, al 19esimo paga il ben noto Di Nardo, al Chieti fa sempre male, vedi Giuliano, inventa un cross per Triussi, tra palo e La Fuenti, la sfera torna a Riganò che insacca. Il Chieti reagisce allora in modo impetuoso e crea e spreca che più non si può. Contro un Taranto che dà la sensazione di remare contro Capuano, 21esimo, Sgambati se ne va sulla fascia e mira i piedi di Tacchi, un attimo solo di ritardo, poi De Simone a pelo di legno. 23esimo, Petitto finisce giù in aria nello scontro con Monza. 25esimo, Sgambati alza di poco sopra la traversa. 28esimo, una finezza di De Simone, chiude benissimo Di Bitonto. 33esimo, De Simone per Sgambati, finezza e tiro deviato sul primo palo. Dall'angolo succede di tutto, tra una sforbiciata di Pignotti, un'incornata di Tacchi ribattuta sulla linea da De Liguori e un altro mezzo miracolo deviato in angolo. La palla fa ciò che vuole. Al 35esimo ritenta Pignotti su punizione, ultima fiammata teatina, il Taranto stenta a trovare la via della rete e sfrutta solo una punizione stupenda di Vitali. È il 40...